涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day I see clearly everything. Buongiorno, buonasera ragazzi, o in realtà buonanotte, visto l'orario. Con me c'è il Darione. Ciao ragazzi. E io sono fuso come una pigna. Oggi andiamo a parlare di Pandora di Los Gambans, ovviamente, personaggio che deve uscire, è mezzanotte e mezza, quindi se dico cagate ragazzi mi chiedo scusa. Allora, Pandorigna, leggiamola di nuovo velocemente, base inculatorio che vi dico almeno a tre, mettetelo, le serve. Non tanto per le stack, che sono tre già a livello 2. In realtà ma... non l'abbiamo mai letta, perché non è mai fatto un video. No, l'abbiamo fatto ai tempi del China. Essendo che non è mai stata cambiata, vale ancora in teoria. Però vabbè, andiamo a rivedere ovviamente, poi la rivedremo comunque quando sarà in Galattica. Adesso, dette alla veloce, il base, diciamo che o lo volete a 3 o lo volete a 5. E io vi consiglio a 5, però è una spesa abbastanza importante, con le stesse alle porte, non lo so, perché secondo me sto personaggio in realtà forse sarebbe più da skippare per molti per lasciare tutto sull'SS, se non avete risorse. Darione, tu che ne pensi, avendo visto ormai l'SS? Non lo so, è complicata, lei è forte. Ma è fortissima lei. Ne ando avanti, vediamo prima tutto, poi ne parliamo. Che fa la seconda? La seconda è veramente una cosa abbastanza strana. Perché quando userete, diciamo, 20 stack della Ghost Serpent, come chiama qui, per riportare in vita un vostro personaggio, cosa che non c'è mai stata, perché anche se fosse proprio morto, lei lo riporta su, con tutti i buff già annessi, che è una cosa rottissima. E con la skill di conseguenza a livello 1, con appunto 20 stack e con gli HP della Summon pari al 200% del suo Cosmic Attack. Per questo il base lo volete alto, perché lei si boosta pesantemente. Quindi pigliate parecchio vantaggio. E il problema è che appunto costa, raga, anche perché questa la volete per forza di cose a 5. Perché torna su usando solo 10 stack e in più... con il 700% del suo Cosmic Attack trasformato in HP. E cazzo, questa costa. Onesto, eppure l'hanno fatta a scala di merda. È un casino questa skill. Questa, diciamo che è quella che dovete avere per forza a 5, probabilmente. Poi c'è l'altra passiva, che purtroppo è altrettanto forte, perché all'inizio di ogni turno... che sta già... Pandora prende uno scudo pari al 50% più il 3% per stack di Ghost Serpent, che sono sempre il suo Cosmic Attack. Viene da sé che di conseguenza lo scudo che si mette su è abnorme dal terzo turno in poi. In realtà anche al secondo non è giusto dire, ma dal terzo diventa una cosa oscena. Qual è il problema? È che la skill scala veramente anche qui in maniera abbastanza oscena. Diciamo che però questa a 3 può andare, perché comunque prende 5 per... mette lo scudo anche sui compagni, non mette solo su... Sì, sì, su tutti gli alleati, quindi è veramente forte. Il problema è che a livello 5 ovviamente è più forte, grazie al cazzo direte voi, sono d'accordo. Però diciamo che questo almeno a 3 vi serve, perché vi serve questo più 5 per... Dopo diventa ancora più forte, per l'amor di Dio, però almeno il 3 vi serve. Poi comunque lo vedremo in game, la vediamo adesso. La cura 100% del valore dello scudo quando sparisce. È per quello che secondo me vi serve. Cioè questa pure tecnicamente va a 5, perché quel coso, quella parte è rottissima. Se consideriamo pure l'aumento di cure che adesso da G-Can è veramente rotta. Il problema è che ogni skill di questo personaggio è fortissima a 5, più che a qualsiasi altro livello. È uno dei personaggi che vuole più skill da tanto tempo, questo è tutto dire. L'ultima, paradossalmente, è quella che io personalmente anche lascerò a 4, perché dubito che oltre le 200 stack andrete. Cosa fa? Ed è fortissima questa. Alza il vostro C-Attack e P-Attack di tutti gli alleati dello 0,3 a livello 1, 0,75 a livello 4, eppure questa di conseguenza
almeno al 3 la volete, almeno, ma secondo me al 3 non riuscirà mai a rendere. Per ogni stack guadagnerete lo 0,75 nel mio caso di attacco, che è un botto per ogni stack, perché lei ne guadagna una marea. E la parte finale della skill vi dice fino a un massimale di 200 stack, cioè 200 stack non guadagnerete più queste stack. A livello 4, essendo 200, sono tante, le capperete, perché ci arrivate in alcune partite a capparle, però 200 sono comunque tante. 300 in alcune, nel, secondo me nel 75-70% delle partite non le vedrete mai. 100 le vedrete solo dopo due round, secondo me. Cioè, quindi questa skill esiste dal 3 in poi. Dario, non lo so, vuoi dire qualcosa tu in che campo? Tre, insomma, No, dico in generale secondo sulle sue skill, nel frattempo che io me. mento. No, per Io ho stare fuori, finito dicevo di dire. prima, un personaggio forte, va schillata pesante. La mia domanda è, perché qua, ragazzi, non c'è, cioè, per una volta, voi lo sapete, siamo per la TV verité, diciamo così, cerchiamo di consigliarvi sempre al massimo. Ma mettere un personaggio del genere prima di un SS è un'inculata. Ho tutto l'amore del mondo. Questo è il mio PG preferito, a livello di print, a livello di design, è Allora, meraviglioso. sia come meccaniche che come tempistiche, ricorda molto quello che è successo con Kane, solo che non è, lei sembra molto più forte di Kane. Io infatti so a cosa la paragonerei, a quando uscì G-Cannon subito prima di Thanatos. Anche. Per me siamo su quei livelli lì. Perché Pandora, voi direte, questo team che porto io adesso è un team del cazzo, soprattutto in Sacred. In Galattica ormai avete imparato, sto team spacca i culi a chiunque. In Sacred è una merda. Sì, da un lato è vero, ma dall'altro il boost di Pandora è talmente tanto alto che anche personaggi che tecnicamente non fanno una sega, con lei fanno i buchi. Ma sei contro un bot? No, no, E ti ha sollevato. Ah no, ti ha no, no. No, Lee sollevato Sisyurn ha Shun, fatto giusto. bene. Mi ha anche bloccato Sasha. Vanno tutti su Pandora, devo dire. E il che è un suicidio assistito, perché così mi buffa. Cioè, sta tattica di attaccare Pandora, vabbè, per Persephone peggio mi sento, è un suicidio, non dovete mai attaccarla Pandora, perché Pandora ogni base che fa è un boost. Dai, doppio turno a Shun, Sì, sì, forse sì, sì. questo. Sì, lo velo. Vabbè, No, l'hai Ashu nascosto. no, faccio Pandora. Vabbè, niente. Ah, Quindi, pensavo. io ho sentito, per esempio, cioè, una mia amica che mi dice, ma sto PG è una palla perché fa solo base. Sì, nel 90% dei casi farà solo base, ma è quello che deve fare. Perché è talmente tanto forte il resto di quello che fa che se le mettevano pure qualcosa di danno, sto PG vinceva da solo la partita. Ecco Vabbè, no, però forse ti conveniva. lo scudo di vita che dà Pandora. Lo dà a tutti. Più stacca, più farà male. In questo turno forse ti conveniva darle il doppio turno a Sasha e buffarla, così non veniva ucciso. Vabbè, Sì, che è altro vero, però Persephone. voglio vedere quanto regge, perché già in Sacred questo personaggio rende. E questa è la cosa particolare, Oddio, perché con che hai stacca. Mi messo a. No, vabbè. ha disattivato le difese. Ok. Però così le ha tolto lo studio. È vero, è un alza, infatti. Ah, perché così ti Ok. stunna Shun. Ma perché il mio Alon? Ah, perché ha fatto la mossa Sasha? No, no, è entrato. Madonna, che culo. In Sacred tutto sto culo non si può vedere. Status Hit che ha valori fissi, non dovrebbe mai entrare in questa modalità. Vi ricordo che il buff va anche su, per esempio, personaggi come Ushun. Cioè, le cure di Ushun sono comunque appate. E le vede tanca. Cioè, adesso vabbè, questo qua ha sculato l'anima e vabbè, ce costa. Ma questo personaggio in Sacred è riuscito a reggere due turni di Brilliance. Di base, quindi il suo scudo, le sue difese e il buff che dà alla comp aiuta veramente tantissimo. Ed è in Sacred, cioè, voi dovete pensare che questa roba la state vedendo con dei valori fissi di merda, cioè che fanno ridere. Questa, quando la userete in Galactic, il suo C attack lo potete boostare a livelli pazzeschi.
osceni con i cosmi. Il cosmaggio sarà la parte più complicata del personaggio. Su questo non ci piove. Ah, beh, neanche troppo. Però, sai, partono delle sfide un po' in testina perché quei rossi. Ha un crossmaggio che in tutto sommato ricorda, ok, lei è cosmica, non fisica, ma ricorda quello di Oneiros. A lei ha bisogno di tantissimo ciata, poi difesa. Sì, però appunto partiamo da questo. Vabbè. Vuole tantissimo C-Attack, benissimo. Tu che rossi, dai. E Pistone, quella roba lì, come si in questo chiamava? caso C-Stone di Ci sto, conseguenza. sì. Vabbè, giusto, in ogni caso era giusto perché Pistone è fisico, quindi stavamo parlando di quello. Però è vero, a livello di C-Attack danno parecchio, però ci sono anche i Rosary. Qual è il problema dei Rosary? Che danno C damage, che a lei serve, ma non danno difese, lei prende il cazzo. Ma Paradossalmente, C-Stone mi sa che forse sono giusti. C-Stone può a lei essere una bella idea. la penetra il damage alla fine Non non le è così serve, utile. no, Lei non è che deve far danno, lei è un personaggio molto passivo. Sì. Io gli darò i Tebe, quelli nuovi, che danno anche Pierce, danno C-Attack, un po' meno di Rosary, però ne danno. Come Però quello che ha, gialli. quello che tutto lei ha, che scala su ciata, che sono le vite di chi summona, gli scudi. Ali, più ci attaccai, meglio è No, tutto il no, su questo resto. non ci piove, su questo sono d'accordissimo. Cioè, lei va buildata full, no, non dovevo quell'arma, vabbè, full, giusto per vedere l'effetto di quando morirà uno dei miei, tanto in questa partita morirà sicuro uno dei miei. Lei va buildata assolutamente full C-Attack, però le servono anche difese. Infatti, secondo me qua casca un po' l'asino, perché nei blu, tecnicamente, se voi volete darle C-Attack, è un po' un casino, perché io nei blu almeno gli andrei a dare difese. Che ne due vai dalla difesa. Io gli metterei Cosa non Tebe, ci come si sono blu chiama? che danno. Non ci sono blu che danno CA. C'è il Nott. Il Nott dà HP e C-Attack. E quello è il problema. Cioè, il problema è che a una certa bisogna trovare un bilanciamento. Personalmente sto ragionando nel darle Tebex, come si chiamano? Ve li faccio vedere nel video su, ovviamente. Come gialli Morning Glory e come blu le mele per difenderla. E come centrale, anche se non stacca benissimo con le mele, penso Fucsia rimarrà Fucsia come centrale. Lei Ciononostante. tutto sommato potrebbe anche essere un portatore di Masferi, E lì casca l'asino perché io la vorrei portare in Mascheri. È esattamente quello che vorrei fare io, portarla in Marsh. perché cioè, dipende un po' in che team è Dipende da andato a quanto giocare. regge. No, secondo me dipende solo da quanto reggerà effettivamente in Galattica. Perché la verità è che non si sa quanto può reggere in Galactic. A livello Beh, teorico è un tank della Madonna anche. Se le mele gli ovviamente bastano, Marsh Fieri tutta la vita. Però non so. Non so se ce la fa. Che se vediamo, allora, giocata con Sasha ovviamente guadagna ancora di più, quindi tanto di guadagnato. Però fuori da comp, allora lei può giocare in tutti i team. Lei è il primo personaggio che veramente non ha difficoltà a giocare ovunque, primo personaggio di nuova generazione ovviamente intendo, eh. Può giocare ovunque e renderà benissimo ovunque. Ma secondo me c'è sto ma che è abbastanza grosso. Bisognerà vedere. Che non è facile da sfruttare il PG. Tutto là. Non è ah, facile da sfruttare. penso che voglia farti l'esecuto di Atene. Vabbè, io basta che lo costringo a farlo. Non è un problema se mi muore di Cisciu. Beh, Che certo che se culo Milo mi tu. schiva, Madonna mia, sto gioco oggi, eh. Ah, che bello l'RNG. Qual è il problema? Infatti non lo Ah, uso. no, no. No, c'è paura usare il mana, ci sta. No, doppio turno. Ma tanto non può, deve No, fare. sì, non può assolutamente, quindi cazzi suoi. Qual è il problema che mi sorge un po'? Lei è un personaggio che non vuole la fornace. Però quando lo dico non ne sono convinto.
Io penso che la proverò in fornace. Fatemi sapere qui sotto nei commenti voi che ne pensate. No, vabbè, perché... stesso discorso che ho fatto nel video di Defteros. A lei serve la fornace piccola. La fornace grossa non le cambia nulla. La e che sai che secondo me quella Pierce invece... Ma è per un base ogni tanto, non è lei il DPS di sto team. No, no, assolutamente. Però non so perché, ma secondo me questo al terzo turno, secondo turno, ti spacca il culo. Io sto dubbio, cioè sto... Non lo so, però la vedo così. Secondo me farà dei danni pure assurdi dal terzo turno in poi. Questo continua ad andare su DC Shulma, ha capito che è mortale? Mi sa che questo non ha mai visto Sasha in vita sua. E poi bro, dai, tempi radiofonici, dobbiamo finire questa partita. Comunque ragazzi, io vi invito a provarla in Sacred per una volta, perché comunque il personaggio è abbastanza fedele a quello che poi sarà in Galattica, per una volta. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Allora, vedete che danno ha fatto? Che è fuori da ogni logica in Sacred un danno del genere. Ma non so se è in fucsia questo, non posso vedere, vabbè, lui di sicuro no. E non vedremo quasi mai la resurrezione nei team che gioco io, almeno. Forse qua riusciamo, perché forse Alun non ce la fa. In Galattica ovviamente non correte quel pericolo, sarebbero già tutti morti. Certo, se il mio continua ad andare sull'unico immortale, la vedo dura. E Pandora, alla fine, buffando così tanto l'attacco di tutti, potete provare, secondo me, a giocare anche 0 DPS. Cioè, portare lei, portare personaggi come di Cishun, portare personaggi che tecnicamente non hanno danno, ma portare una comp immortale, secondo me, potrebbe girare. Non so se attualmente ci sono abbastanza personaggi per stallare così tanto, ma con Eros sicuro portate un Eros come unico DPS e basta. Guardala che danno ha fatto. E guarda la Storm che danno ha fatto adesso. No, il buff di sto PG è imbarazzantemente grosso. Cioè, guarda, 74 gradi, dai, ma cos'è? È fuori di testa, assolutamente. Cioè, ha fatto comunque un botto di danno anche senza dover metterci cosmi offensivi. Non esatto. Ha... Cioè, io per quello dico, secondo me questo può essere un personaggio da fornace anche alta, perché guadagna la Pierce, le difese, la vita, che a lei fa un comodo tutto, non guadagna C-Attack, perché a lei le serve. Quello sicuramente, questo è vero. Però raga, secondo me provatela più non posto, perché la scelta purtroppo è solo vostra. Comunque questi, dicevo io, questi io li metterò a lei, che danno c'è attack percentuale, c'è attack flat e un po' di pierce e HP come bonus set. No, non penso. Sono male. Danno meno di C-Stone, probabilmente 12%, danno molto meno di C-Stone. Però danno difese. Però danno HP invece che difese, forse boh. No, aspetta, mi sa che sono meglio C-Stone. C-Stone danno 12% di C-Attack più 10% di C-A, 23% di C-Attack totale danno C-Stone. No, no, i C-Stone danno praticamente il 13 l'1 per 3, sono 39 più 10, danno quasi il 50%. Totalmente. Danno quasi il 50% di C-Attack. I Tebes danno... Hai il 10% di HP a posto di quello. Tebes danno il 18, neanche il 20, più mettiamo 600, ma sono meno di 600. 500 di clutter. Forse siamo pari. Quanto ha lei di... quello è, bisognerà vedere quanto ha lei di C-Attack alla fine. Però forse siamo lì, forse siamo lì. Però in ogni caso, se non avete i Tebes, mettete assolutamente C-Stone, non mettete Rosa. Dipende, se lei avesse sui 3K di C-Attack... No, a 2,8 mi pare, ma non voglio dire una stronzata. E allora ci perde quasi un 10%. Rosary forse darebbe di più di C-Attack, però il C-Damage come bonus 7 è totalmente sprecato. Sì. Rosary in totale darebbe di più. Rosary è quello che le dà più C-Attack di tutti gli altri cosmi... Però perde totalmente, non ha bonus secondari. Però CDEF è meno buono che gli HP, forse. Io continuo a pensare che sia meglio Tebes.
Ma solamente per il fattore che c'è anche quel po' di Pierce. So che probabilmente è una puttanata, cioè nel mio account lo sento, perché dare della Pierce là e aggiungerla poi con la Fornace si sente. In account senza Fornace al 5, secondo me è meglio ci stun. Perché almeno danno difese flat cosmiche, che non è male. Nei gialli a quel punto, se mettete ci stun, potete ovviare anche per i cross o per qualche altra cosa più sul fisico che sul cosmico, avendolo già nella, oppure mettere le proprie guild. Altrimenti, Morning Glory dritti come se non ci fosse un domani e andate tranquilli. Nei blu nasce un po' il problema perché abbiamo gli Hummingbird che possono girare con C-Attack, ma danno speed. E io questo PG troppo speedato non ce lo vedo. No, no, ma poi il C-Damage di nuovo, no. Esatto. Però questi, se ce li avete con lifesteal, danno una Sì, merda, eh. Danno una merda, perché danno veramente una merda, 79. no, vabbè, però questi Però danno tanti HP. danno un fracco di HP, veramente un fracco di HP, ma non avete difese a quel punto. Il problema è quello. Se il personaggio come centrale gli volete mettere Match Fairy, forse metterei comunque le mele. Se invece li volete mettere fucsia, i not possono essere quella cosetta in più che la fanno andare anche meglio, eh. Ah, comunque lei la speed non serve proprio. No, serve poco e nulla, veramente. E le mele, il problema rimane sempre lo stesso. Le mele farmabili, per modo di dire, vi servono con C-Attack, con lifesteal, in realtà vi servono, quindi... In realtà penso che anche io ai primi tempi la porterò con Nott, vediamo quante difese si porta. No, pure Nott non ce li ho. È un casino per il blu. Perché a livello di difese lei la volete con Nott o frutto. Non so quale sarà meglio, perché dipende veramente tanto da quanto lei all'effettivo reggerà. Comunque l'andremo a provare quando esce. Vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo lunedì con, non lo so, Ah, vedremo. vabbè, aspetta, poi ci sono ancora l'opzione super economica che è quello sopra il vecchio con la Ah, CD, con la CDF Pierce, i quindi Nether, dici? come versione super economica Come versione super probabilmente. economica, se posso dire la mia, sembra una puttanata, lo so. Ma Lilith non lo Beh. Ho funziona. capito, ma ogni cosa da 225 attack. Cioè, se proprio qualcuno la vuol provare, pazza sgravata. Io lo volevo tenere per la live, però vabbè. Secondo me un try le si potrebbe dare, eh? Perché insomma, 220 a testa sono 680 totali, 60 totali, insomma, brutto brutto non è. Questi non sarebbero male. Il problema è sta speed, perché Ma la se... speed non gli serve, ci dà, ma non gli No, ma serve, non cioè. solo, non è che la speed non gli serve, è che rischia di buttarti al culo proprio del tutto, perché se lo giochi in fucsia te la butti al culo. Vabbè, quello Ah, beh, sì, certo, forse più sei lento è. meglio è. Quello è un po' l'inculata. Infatti, io personalmente, come avete visto, ho doppia speed, ma perché la voglio portare in Match Fairy, ho necessità di un PG che vada in Match Fairy. Non ho assolutamente più personaggi in Match Fairy e penso che darò questo doppio C-Attack, manco lifesteal eccessivo. Perché tanto lei recca in tanti modi, quindi lifesteal un pochino le fa bene, ma nulla di eccessivo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate, ci vediamo questa sera in live, e questa sera, sì, lunedì sera in live per provarla comunque con quello che mi proporrete voi, e niente, buona, ciao ragazzi, buonanotte. Ciao!